Okay. Camera recording? Yeah, I want to record a video. Why? Just to explain the situation. Allora, audio. Check the audio e record a video. Ok, finalmente comincia questo video. Era da tanto tempo che pensavo di farlo, però non c'avevo mai voglia. E in questo video cercherò appunto di fare un resume di questi primi 3 mesi e mezzo di esperienza in Inghilterra. Allora, prima di tutto, ciao, sono Francesco, ho 20 anni e sono di Savona di Piave, provincia di Venezia. E, tre mesi e mezzo fa, avevo fatto la scelta di venire qui a Manchester, lasciare tutto, salutare casa, famiglia, amici, eccetera, prendere un aereo da solo alla ricerca di fortuna, ecco, diciamo così. E, insomma, non posso lamentarmi, ho avuto una fortuna bestiale, questo devo ammetterlo, a volte mi sento davvero baciato dal Dio della fortuna, nel senso che ho avuto la fortuna di trovare un appartamento vicino al centro a basso prezzo su Spare Room, che è un ottimo sito dove trovi tante persone che appunto affittano, cedono in affitto un sacco di stanze, ed è una bella esperienza perché qui ho avuto anche la possibilità di vivere insieme ad altri coinquilini, ragazzi come me, poco più grandi, io sono più piccolo, e tutti vengono da un posto diverso, c'è un francese, 2 lituani, una ragazza della Repubblica Ceca, un inglese. Poi vabbè, adesso sono cambiate un po' di cose, la ragazza della Repubblica Ceca è tornata a casa, uno dei 2 lituani ha cambiato città, e è arrivato un filippino nuovo, insomma un po' come un ostello qua, ha cambiato un po' di tutto. Però questa cosa mi piace perché ovviamente anche solo cucinare riso, per dirvi, è un'esperienza che può essere costruttiva, oppure anche, che ne so, una pizza, cioè guardate, cosa c'è di più bello di una pizza? Non sarà mai buona come quella italiana, però è fantastica, ragazzi. Qua di fame tutto è fantastico, e qua di fame ne ho provata tanta. Vabbè, allora, come è iniziato tutto? Sapete, ovviamente c'è quel momento, finita la scuola, dove ogni ragazzo del mondo si pone la domanda: cosa faccio adesso? E le soluzioni basicamente sono due: o vai all'università, anzi tre, o vai all'università o non ci vai perché hai un lavoro o cerchi o provi a cercare un lavoro, oppure ti fai un anno sabbatico, aspetti un attimo, ti rilassi, possono succedere tante cose, però dopo, l'anno dopo sei al punto di partenza, cioè sempre quella situazione lì, non succede niente, fondamentalmente perdi solo un anno della tua vita, faccio un anno sabbatico, io sono di questa idea. Però vabbè, insomma, a volte prendersi anche dei periodi di pausa può solo che fare benissimo, benissimo. Cosa è successo? Ho finito la scuola e andare all'università non mi convinceva, primo perché non sono mai stato un grande studente, non mi è mai piaciuto studiare, a scuola ne ho fatte di cotte e di crude, ma sono orgoglioso di averle fatte perché ora che ci ripenso mi viene da ridere, o comunque sono tante belle memorie. Ogni giorno me lo godevo al 100% perché ero consapevole che finita quel tempo scolastico la vita sarebbe stata completamente diversa, sarebbe iniziata la vera vita, e quindi appunto gli anni scolastici sono stati davvero penso i migliori della vita. Allora, non ero convinto di andare all'università per scegliere magari una facoltà che non mi convinceva al 100%, di cui dopo, che ne so, 6 mesi, un anno mi sarei stancato. Oppure, un altro caso, è arrivare laureato e non avere nessuna certezza, comunque, qualche di prospettive future lavorative, perché non sono io che devo dirvi tutti i problemi italiani, dai, li sapete già, lo affronterò. Allora, cosa ho fatto? L'estate dell'anno scorso, finita la maturità, ho scelto di farmi un'altra stagione estiva, sempre ho fatto il cameriere in un albergo a Jeslo. Diciamo che mi sono fatto il culo per 3 mesi, è stata davvero dura, però allo stesso tempo Jeff è gay. Jeff is... no. Sure. E quindi questa è una cosa positiva, perché c'è il wow, coinquilino. I stood up. This is my fellow from Philippines, he's Jeff. It's a pleasure to introduce my flatmate. Say hello to my Italian friends, okay? Say hello.
Allora, ciao. Ciao. Ecco. That's it. Thank you, Jeff. See you later. E stavo dicendo. Appunto, ho fatto questa stagione estiva, mi sono fatto il mazzo così per 3 mesi, però almeno intanto è stata una stagione che mi ha dato tanti bei momenti memorabili, devo dirlo, mi sono divertito un casino, perciò sono contento di averlo fatto. Poi lavoravo con un collega 10 anni più grande di me, un ultras da Samanà, grandissimo, un saluto a Alessandro, detto il Bronx, che insomma, oh, ma fa un culo, ma che cazzo vuoi, faccio un video di merda, non rompermi, fate fare in culo, fucking French. Io lo ammazzo sto coglione. Fanculo. Vabbè. I put a cucumber in your fucking ass. What the fuck? Ecco, queste sono classiche scene d'appartamento. Come on, come here. Fucking bitch, asshole. You are an asshole, this is what you are. Nothing more. Vabbè, insomma, al di là di... Ecco, grande Vincent, il mio super amico francese. E quindi appunto ho finito la stagione estiva. E in quel momento comunque era buono perché avevo messo da parte un po' di soldi e perciò potevo già iniziare a pensare a qualche progetto futuro, cos'altro fare da lì in poi. Prima cosa che ho fatto, vacanza a Amsterdam, 5 giorni, meritatissima, cioè ci voleva dopo 3 mesi di lavoro. Sono partito da una fattispecie con 3 amici, anche qui un saluto a Anto, Baru e Sebastiano. E quelli sono stati dei giorni pazzeschi, cioè Amsterdam, 100.000 volte meglio di Manchester, cioè 100.000 volte, ma va bene, ogni cosa ha i suoi lati positivi, ogni cosa ha i suoi lati negativi. E quella vacanza, sì, è stata ovviamente splendida, abbiamo fatto, cioè siamo stati in tutti i posti, in ogni via, posso dirlo. Ho fatto esperienze che forse era meglio non fare, però vabbè, le ho fatte e mi sono servite. E una cosa mi è rimasta impressa di quella vacanza in particolare. Quando una volta entrato in un coffee shop, ho trovato il commesso italiano e mi sono fermato a fare un po' di chiacchiere con lui, sì, io con tutti gli altri miei amici. Insomma, ci ha raccontato un po' la sua storia, di come era venuto lì, di come si trovava, lavorava dalle 11 di mattina alle 5 di sera, insomma, orari flessibili, poi comunque tanti amici. I know, it's stupid thing to do, it's very stupid to talk with the camera on a fucking computer. I didn't see you talk with the camera, I think you talk alone. Ah, lui pensava che stessi parlando da solo, capite? No, it's a video for my friends. Do you want to, come here. No. Let me introduce you to my friends. 2 seconds, you can finish on YouTube. Yeah. Best man of the world. Questo è il più grande. This is the best homosexual in the world. Fucking asshole. Stupid guy. Fucking spera. Ha trovato la tipa su Tinder, una polacca. A fucking Polish girl. You find a bitch on Tinder, yeah? You found a bitch on Tinder, are you happy now? Ha trovato una tipa su Tinder, una polacca, ma. Non gliela cala, Fiori. E allora, che cazzo, mi fa sempre perdere il filo del discorso. E allora, appunto, ho parlato con questo italiano, mi ha raccontato la sua storia, eccetera, e ho detto, cazzo, cioè, che figo. C'ha 21 anni, sto qua, 22, non mi ricordo, pochi più di me. E sto qua, così, se la vive da solo, è già autonomo, indipendente, si fa la sua bella vita, esplora, parla con gente di tutto il mondo ogni giorno. Cioè, posso farlo anch'io, perché no? Chi mi vieta di farlo? I soldi se li ho, me li sono fatti quest'estate lavorando. E l'unico ostacolo concreto, vero, la paura e i genitori. Prima roba, la paura. Ecco, io penso che se tu vuoi fare qualsiasi roba, qualsiasi cosa vuoi fare, devi eliminare tutte le robe negative che c'hai intorno. Devi focalizzarti solo sui pensieri positivi, sui pensieri ottimisti. In Veneto si dice paura è schema lui. Ragazzi, se avete paura, se non avete voglia di cambiare la vostra situazione, io non posso farci niente, mi dispiace per voi. Peccato perché la vita è una, ci sono tante cose belle da fare, da esplorare, però insomma, non posso fare niente,
e se non trovate la voglia dentro voi stessi, quella cazzo di scintilla, non ne uscirete mai, mi dispiace. Secondo motivo, seconda preoccupazione, secondo problema, erano appunto i genitori, convincerli. Loro, cioè ve lo dico, erano contrari, non tolleravano questa idea, la vedevano come una cosa stupida, come un rischio grande, però alla fine, ragionando un po', era anche vero che se le cose andavano male, dopo, cioè, potevo tornare a casa, non ero così distante, non ero dall'altra parte del mondo, capite, che era così difficile tornare. Trovare un aereo è una cosa fattibile al volo e via. Cioè, dopo un mese o dopo quant'era, me ne tornavo a casa senza problemi e a me, se le cose fossero andate male. Però è successo alla fine che sono andate bene, vabbè. E quindi appunto anche questo problema dei genitori, diciamo che si sono resi alla fine e in un certo senso si sono resi e mi hanno lasciato partire. Mi ricordo il momento quando ho prenotato l'aereo, che ero lì vibrante, no, col cuore che pulsava, un misto tra paura, adrenalina, speranze, illusioni, sogni, tante cose insieme, e è stato figo. Poi alla fine ho premuto e vabbè, sono qua con la pentola di riso in mano. Prime cose da cui pensare, ovviamente, dove vivere e il lavoro, ovviamente. E riguardo l'appartamento, come dicevo, ho trovato su Spellroom questo appartamento qui, mi sono messo d'accordo con il ragazzo che lo affittava e ci siamo messi d'accordo di trovarci appunto il giorno stesso che sono arrivato a Manchester, già la sera stessa di quel giorno ci siamo trovati. E dalle foto mi sembrava buono, ovviamente non puoi mai fidarti dalle foto, devi sempre verificare di persona. Infatti già dall'Italia mi ero organizzato 3-4 posti diversi da vedere e ho pensato, cacchio, almeno un posto su 4 sarà decente. Poi io sono uno che non ha grosse pretese di comfort, lusso a casa, mi ha dato a tutto, posso anche dormire su un cuscino buttato là. E quindi appunto ho trovato questa casa e sono stato molto fortunato perché era vicinissimo al centro e neanche tanto prezzo, solo £368 al mese, che non è tanto. Più vai vicino, per esempio a Londra la media è sui 450-500, sentivo in altri video che ho visto, perciò anche il fatto che non era tanto costoso, vicino al centro, c'ha due piani, insomma è un bel posto, ci sono 5 stanze e poi vivo con dei ragazzi, cioè davvero non... penso che uno più fortunato di me in Inghilterra raramente esista. Parlando dei ragazzi che vengono qui, così come prima esperienza. Dopo, secondo problema, lavoro. E sperare di trovare un lavoro stando a casa e scrivendo solo online non porta molti frutti. Devi andare là, in ogni posto possibile, immaginabile, presentarti, dare il tuo curriculum, cercare di fare una buona figura, una buona impressione, di far vedere che sei uno che ha voglia di fare e che non sei solo uno che pensa solo ai soldi. O alla fine pensi solo ai soldi, perché uno lavora per i soldi. E allora io già dopo 3 giorni dal mio arrivo, no, già 2 giorni dopo dal mio arrivo, esatto, dopo che avevo sistemato l'appartamento, che il primo che ho visto mi andava bene, questo qua, quindi ho accettato subito l'offerta dell'appartamento, ho iniziato subito a andare in giro ovunque, a dare curriculum che mi hanno stampato. Mi sono fatto, mi ricordo, 2 pomeriggi camminando 6 ore ininterrottamente, cioè avevo le gambe a pezzi, però alla fine mi è andata bene perché già la sera del secondo giorno che ho cercato mi è data una telefonata da Carluccio, che è una catena di ristoranti italiani, e appunto mi hanno chiamato per fare un colloquio. Io ero gasatissimo, no, felicissimo, cioè sono arrivato il primo giorno, c'avevo già la casa, il secondo c'avevo già il colloquio di lavoro. Veramente il primo periodo qua è stato un delirio, ero gasato a mille. Mi ricordo che ho scritto anche su Facebook degli stati dove proclamavo tutta questa mia gioia e leggendoli penso che forse ho esagerato un po'. Sapete, l'euforia del primo momento ti dà tanta autostima, cioè ti fa sentire proprio che sei in grado di ottenere quello che prima pensavi di non essere in grado di ottenere, e questa è una cosa che ti dà una soddisfazione enorme, enorme. Guarda che mi mangio un pezzo di pollo. Ho fame, sono le 11 di sera che sto girando questo video e devo ancora mangiare perché ho una fame pazzesca. E allora insomma avevo questo colloquio con Carluccio pronto, mi presento lì, preparo anche una cover letter, in realtà me la sono fatta fare da mia sorella perché è molto più brava di me in inglese,
e in questa lettera scrivevo che Carluccio per me era un onore poter lavorare con loro, il fatto che fossero italiani, una catena di origine italiana e con tante sedi sparse per la Gran Bretagna, quindi era così importante, per me era solo un motivo di orgoglio e avere la possibilità di farne parte. Insomma, gli ho recato un po' il culo, in un certo senso, e devo dire che ha servito alla fine, perché alla fine del colloquio erano soddisfatti, gli ho fatto una buona impressione, gli ho detto la mano anche abbastanza bene, perché è importante come atteggiato la mano, ricordatelo. Bene, mi hanno fatto fare un giorno di prova, cameriere normale, servire i tavoli, stare un attimo attento all'ordinazione, a tenere sempre tutto pulito, la gente arrivava e andava via velocemente, quindi stare un po' attenti a tutto. Mi dicono che lavoro bene, e addirittura mi hanno dato la camicia e mi fanno, dai, dentro questo fine settimana ci facciamo sentire, ti chiamiamo. Così io ho aspettato il sabato e non si sono fatti sentire, ho aspettato un altro giorno, anche la domenica, e ancora niente. Così il lunedì ho chiamato, ho parlato con il manager e gli ho detto: salve, sono io, mi sembra che ci eravamo messi d'accordo che vi sareste fatti sentire. Che è successo? Come mai non è successo più niente? E lui mi ha detto proprio così, tranquillo, ti facciamo sentire, non preoccuparti. Cioè, ancora continuato a dirmi la stessa roba di prima. E quindi lì ho un po' perso le speranze e mi sentivo preso per il culo, sinceramente. Perché alla fine è successo che sto figlio di puttana non so più farlo sentire, come si aspettava. C'è stato quel momento iniziale di abbattimento dove mi sentivo, sai, all'inizio sei illuso, dopo tanto arriva la stanga sui denti, sei un attimo così traballante, però cosa puoi fare? Puoi soltanto impegnarti a cercare qualcos'altro, di nuovo tornare a dare curriculum in giro e sperare di nuovo in una nuova proposta. E cosa è successo, ragazzi? Cioè, qui in Inghilterra c'è un tramite, o meno male a Manchester, che è comunque una città grossa. C'è talmente tanto giro di persone nel lavoro, talmente tanti ragazzi che iniziano, poi stanno 2 mesi o 3 settimane o 5 mesi, non tanto insomma, e dopo cambiano. Cioè i posti di lavoro vanno e vengono, la tua università è talmente intensa che in un modo o nell'altro, cioè, un posto lo trovi, chiunque riesce a trovare qualcosa. Questo è un grande lato positivo. E se devo paragonare l'Italia, vedere tutti i miei amici lì che si lamentano, che sono disoccupati, che non vedono vie d'uscita, questa cosa mi mette tanta tristezza. Allora è successo che mi hanno telefonato da Lean & Mean, che è praticamente una catena che vende cibo salutare, e nel senso che vendiamo riso, carne di tutti i tipi come agnello, manzo, oppure vendiamo anche pesce come salmone, spigola, gamberetti. Poi vendiamo pizza, vendiamo insalata, cioè, quindi c'è un po' di tutto, niente a che vedere con il tipico junk food che trovi a Subway, Burger King, McDonald's, insomma, le solite catene da cibo e spazzatura. E quindi anche il fatto di lavorare là, mangiando gratis quel cibo lì, sano ogni giorno, e con la possibilità di stare con ragazzi, poi conoscendo i colleghi ho visto che erano tutti ragazzi comunque disponibili, molto professionali, che mi aiutavano, tranquilli, mai avuto problemi con loro, perciò anche qua è stata una fortuna assurda. Mi hanno chiamato da qua e mi hanno chiesto di fare il colloquio, mi sono presentato, mi ricordo che ho aspettato per mezz'ora seduto sul tavolo prima che venisse il manager a parlarmi, insomma, e dopo mi fanno, dai, ti facciamo fare una settimana di prova e dopo vediamo. È andata bene la settimana, adesso insomma ovviamente all'inizio devi capire tutto, sei proprio un incognito che non si lega a niente, dopo piano piano impari a fare tutto e le cose ti vengono anche facili, riesci a lavorare da solo, a fare le cose più in fretta e meglio, cioè ovviamente migliori col tempo, sicché adesso dopo 3 mesi sono ancora lì, insomma mi sono tenuto saldo a quel lavoro, mi trovo talmente bene che non vedo perché dovrei cambiare. Quindi benissimo, anche quel lavoro mi ero sistemato. Dopo, se posso raccontare qualcos'altro, diciamo che ho iniziato a fare un corso in inglese, ho iniziato a inizio gennaio, ho pagato per 3 mesi, quindi fino alla fine marzo, e anche lì è stata una bella esperienza perché ho conosciuto comunque ragazzi dal Brasile, dalla Polonia, tantissimi dalla Spagna, dalla Lettonia, insomma da ovunque.
e anche là è una bella esperienza di condivisione, comunque ti fai amicizie, poi da lì ti trovi con un tipo, da lì conosci le sue amiche, poi altri amici, è tutto un circolo, insomma, piano piano ti fai sempre più amici, quella che c'è sto la bambina di merda, che fa un casino da Madonna, io buono, moglie, prego. Ah, perché la lavatrice che rompe il cazzo. Beh, non si può andare avanti così. Prima la bambina, dopo la lavatrice. Faccio un altro pezzo di pollo. Ho sempre più fame. Cazzo, 12. E poi questo corso di inglese, e credo che sia tornato di nuovo Dio della Fortuna a baciarmi. Mi ha fatto conoscere questo ragazzo italiano da Catania, Rosario, a cui mando un carissimo saluto. E parlando con lui così gli ho raccontato della mia vecchia esperienza in Italia come fotografo, il fatto che io negli ultimi 5 anni in Italia mi sono sempre occupato di così per puro divertimento e passione personale a fare foto a partite di calcio, di rugby, ma anche eventi, che ne so, manifestazioni, eventi scolastici o discoteche o anche servizi a ragazze a volte, cioè a volte capitava che proprio ci trovavamo così in qualche spiaggia, in qualche posto, facevamo delle foto e così facevo finta di fare il fashion photographer, vabbè. Comunque è un'esperienza bella, senza dubbio. E allora lui mi ha detto che ha lavorato a Liverpool come fotografo nei nightclub e aveva il contatto di questo capo suo che poteva benissimo darmi. E mi ha spiegato un po' quello che faceva, ovvero lui andava a queste feste, a questi eventi dove gli diceva al capo di andare e il suo scopo era fare foto e vendere dei portachiavi con la foto appena fatta, insomma. Ogni foto veniva venduta per 3 pound e lui di questi 3 pound che riceveva guadagnava per sé un pound e 20, cioè il 40%. E insomma, sta di fatto che più vendi più guadagni. Io per esempio sono arrivato, vabbè, dopo alla fine è successo che io ho iniziato a lavorare qua, ho sentito il tipo e mi sono trovato anche questo lavoro in nightclub. E insomma è andato bene perché capita che in un weekend riesco a vendere anche da 100 a 150 foto, se il weekend è tanto busy, diciamo, non so come tradurre busy in italiano, penso caotico, asfissiante, impegnativo, vabbè, avete capito. E appunto vendendo 100-150 chiavette in una sera il guadagno è buono, poi comunque in un'ora per esempio arrivo anche a 10-15 pound e cioè, capite che è tanto effettivamente. A volte comincio alle 9 per finire alle 5 di mattina, però vabbè, alla fine mi diverto, mi piace, mi dà l'occasione di conoscere un sacco di ragazzi, vabbè, 90% sono tutti ubriachi, però vabbè, è sempre divertente, no? Si creano sempre tante situazioni particolari. Poi io sono uno che va là sul tavolo, no, oh ragazzi, foto, dai, e via, cioè mi piace così, interloquire. Sì, mi diverto, mi piace, insomma. Quindi adesso mi trovo in questa situazione dove devo finire questo corso di inglese, dove ho questi due lavori, diciamo. Da una parte vendo cibo salutare, che comunque anche lì è bel tempo, perché intanto il posto dove lavoro, non l'ho detto prima, è a 10 minuti da casa mia in bicicletta, quindi vicinissimo, e sì, appunto, mi trovo bene con i colleghi, mangio bene e comunque passo tanti bei momenti, cioè mi diverto obiettivamente, tutto uno scherzare, sì, diciamo, lavoriamo seriamente, però si scherza, si ride, ci sono tanti momenti belli e non posso lavorare lontano. Poi adesso questo lavoro come fotografo, quindi davvero la situazione sia economicamente sia dal punto di vista dell'attività è abbastanza piena e quindi positiva. Poi il tempo libero vado un po' in palestra con il francese, non tanto, 3 volte a settimana, stiamo un'oretta, proprio una roba leggerissima, tanto per tenermi un po' su di forma. Ah, e dopo un'altra roba interessante, carina, che magari può incuriosire così che ho fatto, mi è venuta l'idea di comprare una piccola stampante della Canon, una, per la precisione una Selfie C910 mi pare, e che è praticamente una piccola stampante portatile che si può ricaricare, quindi puoi portartela anche in giro senza bisogno della corrente elettrica. E ho comprato questa stampante su Amazon e dopo quando mi è arrivata a casa mi sono fatto un cartello di cartone tutto bel buono, ho scritto
e prendi la tua foto in alta definizione subito, right now, for just £2, for just 250. Diciamo sì, l'ho sperimentato un giorno per adesso e è andato abbastanza bene, dai, non posso lamentarmi. È stato un po' rude, però era anche carino perché ero lì col computer con la musica italiana attaccata, no? E allora ogni tanto capitava che passava un italiano e riconosceva l'autore, l'artista e ci fermava a parlare, a cambiare due chiacchiere. Quindi anche dal punto di vista della socializzazione, il fatto che sei lì in strada comunque a fare una roba strana incuriosisce, no? E la gente in qualche modo arriva e ti parla e è sempre una conoscenza in più, cioè ragazzi, così è. Dopo, che dire, giornate libere, mi è capitato di andare a Liverpool, mi sono visto tutta la città girando con la bici, ho caricato la bici sul treno, poi una volta arrivato là me la sono girata un po' tutta e così. Adesso sinceramente mi sono posto l'obiettivo di imparare l'inglese al meglio o comunque migliorarmi. Parlare come gli inglesi sarà impossibile, questo lo so, è impossibile. Primo perché non passo tanto tempo a contatto con gli inglesi stretti e secondo perché non faccio neanche l'università. È vero, faccio il corso in inglese, ma non avrò mai quella preparazione così perfetta. Una cosa che faccio è guardare tanti film con sottotitoli in inglese, una cosa che mi diverte un sacco fare, e poi devo dire anche che i film in inglese con la voce originale sono 10 volte più fighi, cioè assurdo. Mi sono visto Fury con Brad Pitt e cioè è pazzesco, è bellissimo. Oppure mi sono visto Inglourious Basterds, sempre con sì, quel film che parla di sta banda di bastardi che stavano da tutti i nazisti e cioè è fighissimo, con le voci originali davvero è un'altra roba. Insomma, appunto, guardo tanti film e mi sono comprato anche dei libri in inglese. Sì, vabbè, qualcosa di semplice, giusto per iniziare, non potevo comprarmi Shakespeare o altre robe. Mi sono preso la biografia di Ibra, me la sono finita tutta, un libro bellissimo. All'inizio mi traducevo tutte le parole che non sapevo, dopo un po' mi ero anche un po' rotto le balle e ho continuato a leggere, cercando, capendo comunque dal significato, dal contesto, il significato di certe parole. Me lo sono finito tutto e bellissimo libro anche quello, davvero una bomba. E adesso mi sono comprato la biografia di Mourinho. Ah, aspetta, mi è venuto in mente, cacchio. E sicuramente uno degli episodi più salienti di questa esperienza per adesso, in questi primi 3 mesi, è successo più o meno a fine novembre, quando c'era la partita di Champions League fra Manchester United e PSV Eindhoven della fase gironi. Semplicemente il mio obiettivo iniziale era andare lì, farmi un giro poi dallo stadio, vedere un po' com'era l'atmosfera. Erano i primi giorni a Manchester, avevo ancora pochi soldi, ne avevo persi tanto tra biglietto aereo, prime spese, insomma problemi vari che ci sono all'inizio, quindi non mi andava di spendere già £40 per un biglietto perché i prezzi erano abbastanza elevati quel giorno. Perciò così sono andato, ho finito il lavoro, io abito appunto, lavoro vicino al centro e la zona di Old Trafford è un po' più a sud-ovest, abbastanza distante, e io non sapevo la strada. In più sul cellulare non avevo più internet, non mi andava la Maps, perciò cosa ho fatto? Il mio itinerario sono state le persone, cioè io con la mia bici e ogni 3 minuti chiedevo alla persona: scusa, dov'è il Trafford? È di qua, ok. Arrivavo a un altro bivio: dov'è il Trafford? Tanto lontano, è a 2 miglia da qua, però è per di là, ok, grazie. E così insomma che sono arrivato alla fine allo stadio, è stata un po' un'epopea. E una volta arrivato là, pazzesco, c'è un clima assurdo, strapieno di gente, un viavai di persone, file e file di macchine, e terze e quarte file di parcheggi intorno, e finché vedo anche gli hooligans dell'Eindhoven, no? Un branco di ubriaconi, tutti dietro, hanno tutti inamocchiati dietro un cancello. Mi ricordo che a controllarli c'era la polizia a cavallo, poi c'erano dei cordoni di steward tutto intorno. Davvero era una roba blindatissima. Non che loro fossero particolarmente pericolosi, però comunque la situazione era molto sotto controllo. E poi così, insomma, e a un certo punto ero arrivato là, no, era tutto bellissimo, mi ha scattato dentro una scintilla, ho pensato: cavolo, però mi piacerebbe tanto entrare. Voglio entrare in questa partita di Champions League. Cioè, cavolo, quando ero in Italia mi sono intrufolato, mi ricordo, a una partita di Serie B del Porto Eduardo senza biglietto, sono riuscito a entrare al bordo del campo per fare le foto. Oppure un'altra volta c'erano i campionati nazionali di atletica a Jesolo,
e anche lì in un modo o nell'altro sono entrato dicendo che facevo parte della stampa eccetera. E allora ho detto, cavolo, ce l'ho fatta la Serie B, ce l'ho fatta i campionati di atletica lì in Italia, dai, perché non posso fare anche con la Champions League? E sì, ovviamente c'è una piccola differenza, e i rischi sono tanti, i rischi di farti blindare, ovviamente non è legale, so che è stato un rischio enorme, però ho detto, dai, ci provo, chi se ne frega. Cioè, le mie illusioni all'inizio sono state quasi subito abbattute, nel senso che c'erano praticamente due steward a controllare ogni porta e c'erano un sacco di porte in giro attorno a tutto lo stadio. Mi sono fatto tre volte il giro di tutta la struttura solo per controllare com'era la situazione e oltre a questi steward sulle porte c'era un altro cordone a 50 metri dal perimetro del campo, proprio un cordone di steward, una specie di cerchio che controllava da lontano. E quindi ho detto, beh, senza biglietto è impossibile entrare insieme a tutte le altre persone, devo come minimo aspettare il secondo tempo che le cose si calmano un attimo, si tranquillizzano, c'è meno giro, la gente è là dentro e buonanotte. Così ho aspettato un tempo, sono andato a farmi un panino in un bar vicino, ho visto un po' di pub puramente Reds, addobbati, pieni di sciarpe, maglie, cose appese, gadget di tutti i tipi. Quei classici posti dove vanno i vecchi da pub a trincarsi le birre, a bestemmiare come... No, penso che sono in Italia si bestemmi, quindi più al massimo dicono god damn, ma non è così efficace come la bestemmia classica veneta, diciamo. Vabbè, insomma, il primo tempo è volato alla fine, così sono tornato indietro allo stadio e lì dovevo trovare una strategia per entrare. Allora, la cosa più facile è andare lì, nella porta dello steward e chiedere scusa, posso andare in bagno, ho bisogno. E insomma, ci provi e ovviamente non ti fanno entrare. Allora lì avevo la mia macchina fotografica dentro la mia classica borsa che mi porto ovunque e ho cominciato a dire, guardate, sono fotografo. Ho bussato dappertutto, all'ufficio UEFA, al ristorante di lusso, alla stanza dei giornalisti, dappertutto, dicendo guarda, sono fotografo, però ovviamente mi chiedevano il pass, cioè, è ovvio. Però vabbè, ci ho provato lo stesso, cosa avevo da perdere alla fine. E niente da fare anche qua, ovviamente. E allora vedo già che mancavano più o meno 20-30 minuti alla fine della partita. E qualche persona cominciava già a uscire, perciò vedevi le porte aprirsi, la gente uscire, però gli steward la richiudevano subito. Era davvero impossibile. O almeno sembrava impossibile. Finché allora ho pensato, dai, provo a far finta che ci sia un mio amico dentro che ha bisogno di vedermi, e allora chiedo se gentilmente mi concedono di entrare, tanto manca poco. Ho provato a chiedere altre 4 persone, ma niente da fare, anche là, proprio nel sistema, erano rigidissimi. Finché era successo che all'improvviso proprio si è illuminata la risposta alle mie domande. Nel senso che c'era questa porta sorvegliata da due steward, però non erano molto attenti, stavano parlando, si facevano i cazzi loro, in poche parole, e guardavano altrove. Allora io sono rimasto dietro al muro a aspettare un attimo. Che non è successo che a un certo punto mi sono fatto coraggio, ho preso, loro erano distratti, mi sono fatto, mi ricordo, 15 metri di scatto assurdi, sono entrato nella porta, poi c'era una rampa di scale che andava su, me la sono fatta a 100 all'ora, andava su ancora, me la sono fatta velocissimo, tanto c'era gente che scendeva, che saliva, perciò già mi ero rimischiato, finché alla fine è stato fantastico, mi sono ritrovato davanti a questo panorama di 75.000 persone. Uno spettacolo bellissimo, memorabile, un sacco di tifosi e poi sono sceso, sono andato proprio a bordo campo a un metro dal manto riposo di Old Trafford e lì mi è venuta anche la tentazione di fare invasioni di campo, però lì sarebbe fatto troppo, cioè lì sarei finito nella merda totale, penso. No, siamo perdere sta roba così. Insomma, ho raccontato proprio questa esperienza di Old Trafford e so che il video è lungo, però l'ho fatto per me stesso perché comunque mi piaceva l'idea di riassumere un po' quelli che sono stati i primi 3 mesi qua. Sarà anche bello magari tra un po' di tempo andarselo a rivedere per me. E spero magari che tanti ragazzi che sono dubbiosi, magari pensano di andare all'estero ma non sono così convinti al 100%, abbiano visto questo video e magari si siano resi conto che dopo tutto non è un'esperienza, una cosa così inimmaginabile, così improponibile, così impensabile ed impossibile, tutt'altro.
e ricordatevi che comunque tentare una nozze, se va male potete tornare a casa dopo un mese, assolutamente non si niente da perdere, e secondo me questa è un'ottima esperienza che in ogni caso serve, perché anche il fatto di allontanarsi dalla famiglia, dagli amici, dai luoghi in cui si è cresciuto per un periodo così medio lungo, e secondo me ti dà quel minimo di crescita personale in più che ti aiuta ad affrontare tante situazioni difficili che possono capitarti, da cui te magari non credevi neanche di potertela cavare. Basta trovare quel minimo di coraggio che poi da una volta a tutto il resto che viene da sé. E niente ragazzi, lo consiglio a tutti assolutamente. Detto questo, se avete voglia di sapere qualcosa scrivetemi pure quando volete, non ci sono problemi, anzi mi fa solo piacere, e un saluto grande e un bacione. E ora finalmente la mia meritata cena. Ecco qui un po' di insalata con riso bianco e tonno, a cui aggiungerò un po' di sale e un pizzico di olio. Ecco, ora è perfetta.